un'opera teatrale mostrarci la vera natura dell'amore. L'amore come non si è mai visto a teatro! Will Shakespeare! Shakespeare? Non l'ho mai sentito! Per tutte le stelle del cielo, chi è? Mi fascerai il segno. E mi comprerai una parrucca da ragazzo. Si comincia! Siamo al Teatro Brancaccio e siamo in un posto speciale, specialissimo, in un camerino, quelle d'eccellenza, quello dove troviamo gli attori principali, e questa volta è un attore che fa una parte veramente importante, perché in questo momento al Brancaccio c'è in scena qualcosa che ha a che fare con Shakespeare, e lui è proprio lui, Shakespeare, vero Marco? Esatto, sono io, sono Will Shakespeare, siamo qui in camerino al Teatro Brancaccio e pronti per questa replica di Shakespeare in Love. Prontissimi a quel che sento anche nei corridoi, questi odori di... quanti personaggi esattamente siete? Allora, un grandissimo cast, siamo ben 19 attori più un cane, il cane preferito della regina Elisabetta, Gulliver, che nell'opera interpreta Macchia. E è proprio la nostra mascotte, è un corgi, quindi esattamente la razza preferita della regina Elisabetta. I cani della regina Elisabetta sono tutti corgi, e è con noi, bravissimo, grande attore, forse il migliore. Se è un grande attore il cane, figuratevi gli altri. Gli altri sono ben 19, Marco ovviamente fa la parte di William. Per gli amici, esatto, Will. Sì. Mentre accanto a te abbiamo... Lucia Lavia, che interpreta Viola de Lesseps. La storia è quella del film, e quindi ricordiamo che Will Shakespeare è un giovane attore, poeta e scrittore del Teatro Rose che sperimenta all'inizio dell'opera una crisi devastante come scrittore, finché non trova in Viola la sua musa ispiratrice, e questo grande amore, questa grandissima passione ispira Will a scrivere la più grande storia d'amore di tutti i tempi che tutti conosciamo, Romeo e Giulietta. Due personaggi da nulla. Esatto. Quindi noi assisteremo in teatro alla nascita della forse più grande opera teatrale, Romeo e Giulietta, ed è una cosa che viene fatta per la prima volta 3 anni fa a Londra, esatto. Ma nasce da un'idea di un film. Assolutamente. 7 premi Oscar. Grande film, grandissimo film. Grandi interpretazioni. Io penso che quando ho visto il film avevo 12 anni, ero al cinema con i miei genitori, facevo le scuole medie e adesso sono qui, chi l'avrebbe mai detto? Tra l'altro ho visto lo spettacolo a Londra 4 anni fa, frequentavo a Londra durante l'estate una scuola estiva di perfezionamento teatrale e ho visto il bellissimo spettacolo diretto da Declan Donnellan nel West End di Londra, e uscito da quel teatro ho detto ma arriverà mai in Italia questo spettacolo? Chissà. 4 anni dopo ho visto le audizioni per Shakespeare in Love e adesso eccomi qui, è un grande sogno che si realizza, è un onore, è un privilegio, è un'emozione, è davvero ogni sera è un... grande piacere, un grande divertimento, una grande soddisfazione poter portare in scena un ruolo così importante, così importante, pesante, esatto. Da 7 premi Oscar. È articolato e appassionato proprio come i ruoli di Shakespeare. È Will stesso, è un grande personaggio shakespeariano e quindi è davvero appassionante. Will Shakespeare! Shakespeare? Non l'ho mai sentito! I nostri registi sono Giampiero Solari e Bruno Fornasari, ci siamo tuffati in questo testo, in questa avventura, senza direi partire dal film, e questo è stato fondamentale, quindi non siamo partiti da un'imitazione del film, sarebbe stato davvero poco produttivo cercare di imitarlo, e quindi dal bellissimo adattamento che ha fatto Lee Hall, siamo partiti da quello e insieme, guidati da loro, dai registi, dalla nostra immaginazione, da quello che noi siamo, no? Io Marco e Viola Lucia e lo stesso i nostri colleghi, ci siamo avventurati in questo mondo del teatro elisabettiano, quindi non è il film, ma ritroverete le atmosfere del film senz'altro, quindi la Londra elisabettiana e shakespeariana con tanti personaggi colorati, divertenti, duelli, musica, danze, c'è anche appunto questo cane, e quindi direi insomma gli ingredienti ci sono tutti e spero davvero che tutti possano apprezzare e ammirare il nostro lavoro. Ecco, è l'Oriente e Giulietta è il sole. Mi ha resa immortale. Io non ti lascerò mai.
Io ho avuto la fortuna di vederlo e invito tutti ad andare a teatro perché è un evento veramente particolare. Si assiste a questa nascita in maniera gioiosa. Grazie. E, veramente 19 artisti pieni in scena e sono 2 ore che volano via, per cui quando non ti rendi conto che il tempo passa vuol dire che è bello, per cui vi invito veramente ad andare. Grazie, vi aspettiamo tutti a braccia aperte al Teatro Brancaccio qui a Roma fino al 18 novembre. E dopo? E dopo tante belle altre città e bei teatri, partiti da Roma andremo a Napoli, al Teatro Cilea, poi a Torino, Teatro Alfieri, poi Padova, poi Reggio Calabria, Catania, le Marche, Jesi e Pesaro, insomma un bel giro di tutta la penisola. Quindi italiani, preparatevi, arrivano Shakespeare in Love. Grazie. Grazie, mia signora! Mia signora? Ecco, è l'Oriente e Giulietta è il sole. Mi ha resa immortale. Io non ti lascerò mai.